obiettore di coscienza in casa di riposo. Era il 2001, era la mia odissea nello strazio. Più che altro stavo in ufficio a fare delle cose da obiettore, tipo calcola l'IVA al 4% di tutti gli importi delle fatture che arrivano e sommalo. Il risultato sarà equivalente alla radice quadrata del numero di denti finti di tutti gli ospiti della casa di riposo. Che pacchia, è stata la sesta superiore, per me la settima perché in prima sono stato segato. Ad ogni modo dovevo trascorrere anche diverse ore in servizio insieme ai vecchietti, che in casa di riposo bisognava chiamare assolutamente ospiti, come in parassitologia. Gli chiedevo le tabelline, gli portavo i pasti e a tavola mi chiamavano anche cameriere. Fra le cose di quell'anno ricordo una vecchietta alta e secca tutta impettita, Yolanda Pini. Le avevo chiesto che lavoro faceva e mi ricordo che lei mi disse: faccio? Come se lo stesse facendo ancora. L'analista chimica allo zuccherificio, calcolo i nitrati. Si alzava sempre dal letto durante il riposino e chiamava: aiuto donne! Spesso non aveva nulla, aveva solo voglia di non dormire. In uno dei pomeriggi del aiuto donne! Mi disse: ma tu lo sai quanti anni ho? Ne ho più di 100 io. In realtà io sapevo che ne aveva 91. Così le chiedevo sempre: Yolanda, ma quanti anni hai? Lei mi diceva sempre 100, un po' come me che a 23 anni dicevo ho 30 anni. Un arrotondamento che autocelebrava la propria esistenza e la volontà di volerci arrivare davvero a 30 oppure a 100. Un bel giorno, come di consueto, le domando quanti anni aveva e lei, in un impeto di precisione, probabile reminiscenza del lavoro di analista chimico, mi fa 90. Ci sono rimasto. Allora le ho chiesto: ma più precisamente quanti, Yolanda, dato che sapevo essere 91? Ma più precisamente 100. Incredibile, ma più precisamente 100. Quando le portavo i pasti mi chiamava Cosimo. Vieni qui! Non riusciva proprio a ricordare Michele. Ad un certo punto le avevo detto di chiamarmi Cosimo. Per analogia sarebbe stato più facile da associare a Coso. Ma lei da lì in poi mi ha sempre chiamato Comosodo. Comosodo è il nome che nella mia vita mi ha fatto più ridere in assoluto. E come lo scandiva bene. Comosodo. Comosodo! Quasi mi ero un po' innamorato di Yolanda, non in quel senso lì, però trovavo per lei quell'affetto che faceva sì che quando scendevo le scale della casa di riposo speravo di incontrarla. Avevo riconosciuto che era una persona che mi toccava la risata. L'ultima volta che le ho chiesto quanti anni aveva, mi ha dato una risposta definitiva, di quelle risposte che sono come le risposte al senso della vita. Anzi, forse quella risposta per me è il senso della vita. La sua risposta è stata tutti. Tutti. Allora Yole, quanti anni hai? Io? Tutti. Li ho tutti gli anni, tutti quelli che c'erano da fare me li sono fatti. Mica mi sono saltata il 32 o il 61 perché non mi andava. Gli anni non sono mica come quando vai a comprarti un giubbino, che con i saldi risparmi euro 13.
Quanti anni hai? Tutti.